La Proloco, con noi il presidente onorario, l'avvocato Giancarlo Granata, organizza un convegno e una mostra, Il Paradiso delle Pietre, mostra dell'artista Vincenzo Patti. Cosa l'ha colpita? Ma sicuramente la grande anima che il professore Patti riesce a dare alle sue opere. Infatti il tema della mostra è il Paradiso delle Pietre, perché il professore Patti si distingue per avere come soggetto protagonista delle sue opere, dei suoi dipinti, appunto la pietra. Anche le pietre hanno un'anima, e quindi oggi siamo incuriositi di ascoltare dalle testimonianze dei nostri illustri ospiti quello che significa proprio questo Paradiso delle Pietre. Come Proloco noi continuiamo nel nostro impegno di promozione del territorio, siamo convinti che la nostra Canicattì ha tanto da offrire, e quindi questa mostra che è aperta al pubblico sino a domenica consente proprio di offrire questa ospitalità da parte della nostra città a un artista affermato che ha un suo percorso. Ringraziamo anche la dottoressa Iannicelli, il dottore Angelo Vita per la loro preziosa partecipazione, e siamo già proiettati a promuovere tutto quello che di interessante c'è nella nostra casa. Ricordiamo dove si può visitare la mostra. La mostra si svolge nei locali gentilmente offerti e messa a disposizione dall'avvocato Salvaggio, quindi nel Palazzo Lombardo di Corso Umberto. La mostra sarà aperta da oggi, giorno 12, sino a giorno 18, o negli orari pomeridiani. E quindi invitiamo i nostri concittadini, ma non solo, ad essere curiosi di visitare, appunto, e di conoscere le opere dell'artista Patti. Con noi l'artista Vincenzo Patti. La mostra delle pietre, di cosa si tratta? Dunque, l'argomento per la verità è un po' vasto, però io voglio essere sintetico così come mia abitudine. Dunque, praticamente dopo aver fatto un lungo percorso con gli acquarelli, con l'inchiostro di china, eccetera, eccetera, diciamo che ho un piccolo appezzamento di terreno con una piccola casetta posto su un'altura, quindi con una bella vista, con il mare, eccetera, eccetera. Alle spalle di questa casetta, diciamo che ci sono le mie pietre, quindi le mie, dal punto di vista anche, diciamo, materico, diciamo, ma le mie pietre con i quali, diciamo, da tempo abbiamo un dialogo muto e silenzioso. Qualcuno mi dice spesso: ma come fai a dialogare con le pietre? È semplice, il nostro dialogo, diciamo, è basato su cose semplici della vita, ci raccontiamo cose di un tempo che fu, in maniera metaforica comunque, però mica tanto, perché in realtà in certi momenti particolari della giornata, a seconda delle sensazioni particolari anche dell'individuo, in realtà questo dialogo avviene, c'è ed esiste. Queste pietre praticamente, come dicevo ieri all'avvocato, avevo comprato un po' il materiale per cercare di scolpirle, per cercare di aiutarle a far uscire il loro profilo. Poi ho riflettuto e ho detto: se per tanti secoli, milioni e milioni di anni fa, loro hanno avuto sempre questo volto, aspettiamo che sia il vento, l'acqua, diciamo l'ambiente, il fuoco a scolpire le pietre, perché il vero scultore in questo caso è il creato. Io sono fortemente credente ed è per questo che, diciamo, per me questo piccolo terreno, questo piccolo appezzamento lo paragono come il piccolo paradiso, un paradiso in terra, dove io trovo sovente la mia pace interiore, dove io riesco a dipingere e anche a scrivere, perché insomma ho pubblicato qualche libro in merito anche a questo fatto. Grazie. Professor Angelo Vita, parlare del paradiso delle pietre, lei che è un docente di filosofia, che significato profondo ha? Ma significa che, osservando i lavori di Vincenzo Patti, noi scorgiamo in lui un nuovo Aristotele, direi io, no?
Aristotele che cosa faceva? Dava forma alla materia, cioè la materia ha senso quanto ha forma. Ora lui dà la forma, la materia è la solidità che evidentemente fa parte del nostro percorso di vita, e se noi riusciamo a dialogare, a relazionarci anche con i nostri antenati, e la pietra è una nostra antenata perché sulla pietra si costruisce l'universo, noi vuol dire che stiamo in pace non solo con noi, ma stiamo in pace anche con tutto quello che ci circonda. Pertanto la sua è una filosofia che dà l'anima, come diceva prima Giancarlo, che dà l'anima alle cose. Quindi non si tratta di un rapporto con le coseificazioni, ma si tratta di un rapporto con se stessi, di un rapporto con la nostra stessa anima. Pertanto lui si specchia con la pietra, e specchiandosi vede nella pietra il paradiso. Perché parliamoci chiaro, immaginiamo un attimo la nostra terra senza gli umani. Come sarebbe bella vedere per esempio gli orsi non perseguitati da nessuno, vedere tutti gli animali in libertà, e quindi noi saremmo davanti a una terra che sarebbe un bellissimo paradiso. L'unico problema lo mettiamo noi, ma se iniziamo a dialogare come lui fa, io dico che questo paradiso lo possiamo vivificare stavolta. Con noi la docente Simona Iannicelli. Cosa l'ha colpita di questa mostra? Beh, se si parla di pietre, un archeologo non può mancare. Andrea Carandini, un archeologo famosissimo, è padre della ricerca archeologica, diceva che le pietre parlano se sappiamo interrogarle. Beh, dalla mostra che più tardi avremo modo di visitare, sicuramente potremo ammirare come il maestro Patti è riuscito non solo a dialogare, ma a dare vita, come diceva il professore Vita, proprio alle pietre stesse. Lui l'ha definito un dialogo muto. In psicologia il dialogo muto è quello che avviene, come diceva anche il professore Vita, con se stesso. Ecco, Vincenzo, l'artista, il maestro, il maestrissimo, ogni tanto io lo definisco, riesce a dare forma e sostanza alle pietre, riesce a farle parlare, ma riesce a farle parlare con un ritorno alle origini. Il paradiso, nella sua accezione religiosa, che lui sempre richiama all'interno delle sue opere, è sempre presente. È sempre presente perché la sua vita, il suo essere Vincenzo, il suo essere abitante di quest'Eden di pietre, lo riporta alla sua nascita. E la sua nascita è lì, tra le pietre, adesso vedremo perché. E questo suo far rivivere sempre questo paradiso delle pietre lo riconduce alle origini, le origini che lui non rinnega ma esalta. Quindi nella sua arte, e qui cito un'epigrafe importantissima, l'arte rinnova i popoli, e la rinnova quando c'è un contenuto, e in questo caso il contenuto è un messaggio attuale oggi più che mai.